Marin Perdu, quindi è l'ultima creazione del collettivo, diciamo, Poetic Punkers, che lavora qua in Italia, che è sostenuto dalle Choses qui font boom, l'associazione francese, quindi una collaborazione internazionale, diciamo, tra l'Italia e la Francia. È una pièce di teatro danza, teatro fisico. Noi lavoriamo spesso tra i due generi. E ha come punto di partenza il libro di Oliver Sacks, il neurologo, l'uomo che scambiò sua moglie per un cappello. Allora, la creazione è per due interpreti, appunto Faustino Blanchot e io, Natalia Valebona, e siamo partiti dallo studio di questo, del paziente, del libro, del capitolo di Oliver Sacks, che si è perso in più o meno 20 minuti della sua memoria, quindi non riesce ad andare né avanti né indietro, incastrato in questo lasso di tempo. E di conseguenza le Marin Perdu, che è in questo caso Faustino, nel lavoro, si ritrova e si riperde continuamente nello spazio e continuamente cade in un oblio di se stesso, quindi c'è una grande solitudine, alternata da questo lavoro sul corpo che abbiamo chiamato come l'incongruenza del movimento, quindi come a livello del gesto, un gesto può essere compiuto. E nel momento in cui si dimentica, il gesto viene come spezzato, no? Non arriva alla fine. All'interno dei vari ricordi del suo immaginario, si palesa un ricordo un po' più nitido, che è un ricordo di una donna, che è una donna importante, no? Per la sua vita, possiamo dire una delle donne più importanti della sua vita. E quindi non vogliamo svelare troppo perché, ecco, vogliamo lasciare. Diciamo che io come performer in scena mi trovo bene in questo confine tra la danza e il teatro, l'uso della parola mi piace molto, però quando danzo sì, è sempre legato, noi lo chiamiamo per questa pièce, chiamiamo i nostri personaggi, sono dei personaggi in movimento e quindi è piuttosto una pièce teatrale, però si esprimono attraverso il corpo. E la successione di questa motricità dell'incongruenza della quale parlava Natalia crea piano piano la danza. C'è delle partiture fisiche molto precise anche. Io invece arrivo dalla danza pura, quindi mi sono trasferita presto in Francia e poco dopo sono andata in Belgio dove mi sono, diciamo, specializzata nella danza contemporanea, il filone belga nel nord Europa. E da lì a un certo punto ho iniziato a sentire l'esigenza di dare un contenuto, perché la danza pura non ha contenuti, ha delle visioni, si può essere, diciamo, fine a se stessa. E mi sono resa conto a un certo punto, dopo anni, che non mi bastava più, e allora ho iniziato un percorso più appunto di teatro fisico con le Balesse de la Baie in Belgio ed altre, fino a poi arrivare a Balletto Civile qua in Italia, dove appunto ho approfondito un discorso più attoriale che poi nella mia ricerca si traduce con il corpo attore. Quindi come un corpo che danza può diventare attore. E l'incontro con Faustino nel 2016 è stato un incontro molto giusto, diciamo, perché ci siamo proprio ritrovati, ci siamo incontrati in Belgio e da lì abbiamo iniziato una collaborazione e abbiamo trovato che il fatto che la mia ricerca unita alla sua trova una giusta sintesi, no? Fra il corpo e la parola, o perlomeno stiamo, ecco, investigando sempre di più verso una sintesi dei nostri immaginari, ecco. Stiamo sempre spingendo di più appunto la nostra compagnia per diventare sempre più autonomi e in questo venire qua era anche una bella soddisfazione. Questo lavoro è a cavallo fra due progetti, cioè la fase, diciamo, finale di un progetto che si chiama Il turista del sentimento, col quale abbiamo già creato un altro lavoro, Le Fleurs Fan, che è in tournée, sta girando un po'. E questo apre anche le porte per un altro, diciamo, progetto che è appunto il corpo attore. Stiamo sviluppando dei progetti sulla pedagogia che diamo già, diciamo, in Europa e se sì, continuiamo sull'internazionalità.